credevo di averla sul computer, invece non ce l'ho. Questa è la mappa di Chiomonte. La parte gialla è quella che hanno vietato con le ordinanze prefettizie di utilizzare. La parte in viola è la parte che riguarda il cantiere, quella autorizzata dal CIPE, quella che è autorizzata dalla legge. Allora, il prefetto dal 27 giugno 2011 continua a reiterare in modo assolutamente illegale le ordinanze prefettizie di divieto di circolazione in questa zona. Ora, non so se vi rendete conto della misura di queste cose. Lì ci sono le vigne migliori della valle, lì ci sono le vigne che fanno un vino DOC, ci sono delle vigne reimpiantate, rimesse in funzione con i soldi della Comunità Europea. Bene, più di uno ha già detto basta, io non ci lavoro più, perché l'anno scorso, quando c'era la vendemmia, non li hanno autorizzati ad andare a vendemmiare se non erano parenti di primo grado con l'intestatario della vigna. E la gente ha detto: una volta la vendemmia era una festa, oggi è diventata veramente un dolore. C'era un ragazzo che aveva fatto un grandissimo impiantamento di lavanda per estrarre la lavanda. La polizia gliel'ha scientificamente calpestata, gliel'ha distrutta tutta. Questo ragazzo è partito, è andato in Marocco a coltivare la lavanda. Queste sono le cose che succedono in Val di Susa. E voi non dovete permetterlo, ma per vincere la battaglia, voi ragazzi, ve lo chiedo proprio per favore, si dice il TAR, non la TAR, perché la trena ad alta velocità non funziona, sono solo i proponenti del TAR che dicono la TAR, sono i politici che dicono la TAR, è il TAR. E noi comunque vinceremo, perché pensate mica che ci siamo fatti un mazzo così da 22 anni per giocare, o soltanto, diciamo così, per partecipare. Noi lo facciamo solo per vincere.